Signore e signori, cari amici, cari amiche, oggi voglio ringraziarvi per il grande onore che mi avete contribuito piantando un albero nel giardino dei giusti. Ma quest'albero in questa città che mi ha adottato, in cui sono stata per più di 35 anni, io ringrazio. Soprattutto su questo albero che sarà piantato, sarà il ricordo di tutti gli eritrei, di tutti i siriani, di tutti quelli che sono stati massacrati, morti, per cercare una vita migliore. Noi sappiamo che nel Mediterraneo abbiamo più di 23.000 corpi. Io mi ricordo che ci fu un ragazzo che scrisse una lettera a sua madre dicendo: madre, non ti preoccupare, io riuscirò a realizzare il mio sogno e ti aiuterò. Purtroppo non ci riuscì, perché alla fine il ragazzo finisce questa lettera dicendo: mamma, non ti preoccupare, come me ce ne sono tanti in fondo al mare e siamo tutti in pace. Tutte queste persone sono state umiliate nella loro dignità, spesso torturate senza pietà fino alla morte dai trafficanti per estorcere denaro alle loro famiglie. Sono le persone in cui i corpi nel Sinai sono stati trovati privi di organi perché non potevano pagare il riscatto. I torturatori dicevano: non importa, se voi non pagate, noi possiamo vendere i vostri reni, le vostre corna. E così è stato. Venivano trattati peggio degli animali, venivano venduti i loro corpi a pezzi. Su questo albero ci sono i nomi di centinaia di vittime dei naufraghi del 3 ottobre del 2013 di Lampedusa, che ancora non hanno avuto tomba. Con l'NGO Gandhi abbiamo cercato di aiutare i sopravvissuti e abbiamo cercato di dare un nome ai morti è una dignità, mettendo in contatto con i familiari. I nomi delle persone imprigionate nella Libia sono tantissimi, che sono in mano alle milizie, i quali li costringono a pagare $4.000 pur di uscire dalle prigioni. E se non escono, li spingono per forza, li caricano su una nave che non è una nave, una nave fatiscente, in modo che queste persone non sanno dove arrivano, possono morire se, grazie a Dio, se c'è qualche capitaneria del porto che li può salvare, impegnandosi in tutti i modi. Io vengo dall'Eritrea. L'Eritrea è un paese piccolo, dove il giovane non ha una vita propria. Dall'età di 16 anni fino all'età di 54 anni è costretto a fare il servizio militare. Non ha una vita, non può studiare, non può fare niente. L'unico modo che ha per sopravvivere è di scappare. Scappare, scappare, scappare. Scappare verso dove? Scappare verso la morte, scappare verso la salvezza, non so cosa va incontro. Questo è quello che sta succedendo in Eritrea. In Eritrea, come in tutti i paesi africani, fin quando non ci sarà pace in Medio Oriente, fin quando non ci sarà pace, noi non avremo pace. Continueremo a correre,
continueremo a morire nei deserti, continueremo a morire nei mari, continueremo a morire, diciamo, togliendoci gli organi dai trafficanti, vendendoli a chi li acquisisce. Ma in quest'albero non è solo memoria di un immenso dolore, ma è anche un segno di vita, di speranza. Io ho molta speranza nei giovani, perché sono il futuro, sono coloro che diranno basta all'indifferenza, sono coloro che diranno basta, non ne potiamo più. Sarà la voce dei giovani che si alzerà, arrabbiata nei confronti di tutto questo massacro, di tutto questo genocidio che sta succedendo nel mondo intero, sia nel mondo arabo, nel mondo africano, dappertutto. Dobbiamo smetterla, dobbiamo dire basta, dobbiamo non essere indifferenti, dobbiamo essere solidali. Noi con l'NGO Gandhi abbiamo liberato moltissime prigionieri, più di 4.000, e più di 750 prigionieri dalle mani dei trafficanti, rischiando la nostra vita. E vi dico, si può fare, possiamo salvare l'umanità da tutto questo massacro. Io vi ringrazio. Grazie.